Mappy aveva detto che sarebbe arrivata giusto in tempo per guardare i cartoni assieme a noi. Ed ora sta per cominciare il nostro cartone preferito e lei non c'è. Ah, si sarà dimenticata. E poi, comunque, è sempre in ritardo. Iniziamo senza di lei, forza! Forza, accendiamo la televisione! Guardiamo il nostro cartone sui dinosauri! Sarà super mega iper fantasticissimo! Quando arriverà Mappy le diremo che cosa si è persa. Le racconteremo noi quello che è accaduto. Ottima idea, Luna. I nostri amici stanno per guardare i cartoni preferiti dei cartoni sui dinosauri. Creiamo un televisore. Ancora qui non c'è. Crea per prima cosa una base per la TV. Puoi scegliere un colore oppure mischiarne più assieme per creare un bel effetto colorato e sfumato. Ora fai una pallina. Appiattisci, prendi un colore questa volta, ad esempio il giallo. Strofina un pochino la pasta modellabile, appiattisci e dagli questa forma, la forma di un cassetto. Mettilo qui. Ora puoi fare la maniglia. È importante se vuoi aprire il cassetto. Fai una pallina e mettila qui. Perfetto, ora manca solo la TV. Fai una pallina, appiattiscila e dagli la forma di un vecchio televisore, magari quadrato. Mettilo qui, così. Ora prendi il giallo, appiattisci, mettiamolo qui, in modo da ricreare lo schermo della TV. Non ti preoccupare se la forma non è perfetta. Ora basta fare una strisciolina. La strisciolina, mettila qui. Perfetto, ed ora manca l'antenna. Fai una pallina, una strisciolina, piegala così. E mettila sopra la pallina. Abbiamo un televisore e i cuccioli possono iniziare a guardare il loro cartone animato sui dinosauri. Forza, accendiamo la TV! Subitissimo, Murphy! Ah. Ehi, ma questo è un vero T-Rex! E che cosa ci fa, Mappy? Sopra al T-Rex! Ah, lo sapevo, ho combinato un guaio! Pensavo fossi più buono! Volevo portarti dai miei amici perché loro adorano i dinosauri! E invece ho fatto un guaio e non riesco più a fermarlo! Ho fatto proprio un mappetto! Oh, avete sentito che suono? Sembrava proprio reale! Ancora deve iniziare il cartone! Wow! È molto strano, Luna, ma a me non sembrava provenire dalla TV! No! Devo avvertire i miei amici, devono nascondersi! Non riesco a domare questo T-Rex! Non avrei dovuto portarlo via dall'isola dei dinosauri! Avete sentito ancora? Ma sembra proprio di stare vicino a un T-Rex! Già, ma è molto strano! Qualcosa mi ha toccato! Ma che cosa? Sto cercando di portarlo via, amici! Ma non sono tanto brava domani in T-Rex! Sto cercando di liberarsi di me! Per poco non cadevo! Ma guardate dove sono finita! Sul tetto della casa di Bing! Ed ora come scendo? Questo è un bel guaio! Proprio un bel mappetto! L'avete visto anche voi? C'era Mappy sopra quel T-Rex! Perché Mappy era su un T-Rex? E soprattutto perché un T-Rex è qui? Dobbiamo nasconderci! Forza! Aiuto! Dove ci nascondiamo? Non dobbiamo farci vedere dal T-Rex! Ma Mappy dov'è finita? Non è più sul T-Rex! Sono qui, amici, non so come scendere! Questo è un bel mappetto! Oh no! Io volevo solo fare una bella sorpresa ai miei amichetti! Mi sa tanto che non è stata una bella mappetta! Adorano così tanti dinosauri! Che volevo portargliene uno vero! Era meglio non farlo! Allora, cerchiamo una coperta! Dobbiamo nasconderci sotto una coperta, lì non ci vedrà! Dove troviamo le coperte di Bing? Oh, Murphy, calma! Dobbiamo riflettere! Giusto, calma, dobbiamo riflettere! No, c'è
sembra essere un bel guaio. I cuccioli devono nascondersi. Cerchiamo una coperta, o meglio, creiamo per i cuccioli una coperta grande dove possano nascondersi. Il T-Rex non deve vederli. Prendi della pasta modellabile, fai una pallina ed ora appiattiscila. Crea uno strato sottile, deve essere una coperta. In questo modo. Rendila sottile, basta schiacciare. Puoi anche schiacciare direttamente sul piano di lavoro, così. Ed ora ecco cuccioli, nascondiamoli sotto la coperta e speriamo che funzioni. Io non ci posso credere, avete visto in che guaio siamo per colpa di Mappy? Fai silenzio, Morfio, ci sentirà, forza, nascondiamoci! Ma ce l'ha con me, sta cercando di saltare per riuscire a prendermi. Non si fa, dinosauro. Stai un po' tranquillo. Non capisco perché sei così tanto agitato e basta. Ok, ti ho portato via dalla tua isola. Ma adesso basta. Ho combinato un guaio, ho fatto un piccolo errore. Ti chiedo scusa. Puoi ritornartene nella tua isola? Mappy, non funziona così! Cosa ti è saltato in mente? Non avresti dovuto farlo. Probabilmente non so neanche ritornare alla sua isola. Fai silenzio, Murphy! O ci sentirà! Ci ha visti? No, i miei amici sono in pericolo. Devo trovare un sassolino o qualcosa per riattirare l'attenzione del T-Rex su di me. Non posso mettere in pericolo i miei amici. Devo salvarli. Mi serve un sassolino o qualcosa. Oh oh, il T-Rex sta per scoprire i cuccioli nascosti sotto alla coperta. Ma Mappy ha avuto un'idea. Vuole lanciare un sassolino al T-Rex. Per distrarlo, creiamo quindi un sassolino. Prendi la pasta modellabile e fai una pallina. Ecco fatto, sembra un sassolino. Tieni, Mappy! Ecco qui. Oh, perfetto, perfetto, proprio ciò che si voleva. Ehi, T-Rex, sono qui. Ti sei già dimenticato di me? Ora glielo lancio. Oh, meno male, avete visto che cosa ha fatto Mappy? Ha distratto il T-Rex, altrimenti ci avrebbe scoperto. Ora stiamo in silenzio, ci scoprirà di nuovo. Io ho così tanta paura. Prenditela con me, se deve proprio prendertela con qualcuno. Come ha fatto a scappare il T-Rex dall'isola dei dinosauri? Proprio non lo so. Non è mai accaduta una cosa del genere. Per fortuna ho un dispositivo di rintracciamento su ogni dinosauro. E il T-Rex dovrebbe essere qui. Eccolo! Ehi, vieni qui! Che cosa? Ma quello è il custode dell'isola dei dinosauri, siamo salvi! È venuto a salvarci! Non ci posso credere! Murphy, stai fermo, mi fai cadere! Ecco, ci ha risentiti, non stiamo mai in silenzio, uffa! Meno male che conosco i gusti del T-Rex. Ho giusto l'esca che fa per lui. L'esca per il T-Rex? Questo nostro T-Rex dell'isola dei dinosauri è speciale. È ghiotto di hamburger. Ecco, un hamburger per te! Che cosa? Questo T-Rex mangia hamburger? Ok, sarà meglio prepararne uno immediatamente. O i cuccioli saranno proprio nei guai. Forza all'opera! Prendi la pasta modellabile. Fai due palline, più o meno della stessa dimensione. Questo è il pane dell'hamburger. Ora appiattiscile un pochino. E anche questa. Ora bisogna farcire il nostro panino. Prendi il marrone, fai una pallina e mettila qui. Aggiungiamo anche una fogliolina d'insalata? Beh, è importante mangiare anche la verdura. Fai una pallina, appiattiscila ed ora dalle questa forma irregolare, come una fogliolina d'insalata. Mettila qui, sul nostro bel panino, e è pronto, schiacciamo un pochino.
ecco qui. Qualcuno sarà deliziato da questo hamburger. Mei, so che ti piace questo panino. Lo vuoi o no? Sì, ti prego, vai a mangiarlo. Vattene. Questo T-Rex sembra proprio goloso di hamburger. Vieni a prenderlo. Forza, seguimi, se lo vuoi. Facendomi seguire dal T-Rex lo porterò dritto dritto a casa, all'isola dei dinosauri. Mappy, so che sei stata tu. Ho questo presentimento, è vero? Eh sì, sono stata io. Ma qualcuno mi aiuta a farmi scendere, per favore? Mappy, chiamerò i pompieri, non ti preoccupare, io ora non ho tempo, rimani lì finché non arrivano. T-Rex, seguimi! Che buono questo hamburger! Meno male! Che spavento! Mappy, ma perché ci hai portato qui un T-Rex? Scusatemi, ci volevo farvi una gradita sorpresa! Mappy, sul tetto della mia casa? Possibile che se mi allontano 5 minuti succede sempre qualcosa? Oh, è tornato Bing. Ciao Bing, potresti farmi scendere per favore? Cos'è successo mentre ero a fare la spesa? Oh Bing, non puoi capire, c'è stato un T-Rex qui, ce la siamo vista proprio brutta. Un T-Rex? Mi state prendendo in giro? Stai a vedere che si è dimenticato di chiamare i pompieri e mi tocca rimanere qui. Mappy, vado a prendere la scala e ti faccio scendere. Il nostro amico, il guardiano dell'isola dei dinosauri, probabilmente era troppo impegnato con il T-Rex e si è dimenticato di chiamare i pompieri per Mappy. Creiamo noi una scala. Basta una piccola scala giusto per raggiungere il bagno, poi Mappy scenderà. Prendi la pasta modellabile, scegli il colore che preferisci e fai due striscioline. Ora che hai fatto due striscioline, fanne altre più piccoline e uniscile alle due striscioline più grandi, in questo modo. Ecco fatto, tieni Mappy! Ora puoi scendere. Oh, meno male, grazie Bing per la scala. Eccomi qui, contenti di vedermi. Assolutamente no, dopo quello che hai fatto, Mappy. Oh, ma certo che siamo contenti di vederti. Luna è troppo buona. Guardiamo i cartoni ora? Sì, rilassiamoci un pochino, ne abbiamo bisogno. Che giornata. Ed ora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!